L'ambizione di questa legge, che è una legge di sistema, è proprio quella di unire, raccordare un po' il nostro territorio e non di dividerlo, visto che proprio la peculiarità dell'Abruzzo è quella di unire in un fazzoletto di terra non troppo estesa una, una molteplicità di scenari e di bellezze che passano appunto dalla costa all'interno, dall'interno alla costa. Sicuramente il risultato, eh, le numerose bandiere blu conquistate quest'anno. Sono un vanto per la nostra regione, sono anche il segnale che, evidentemente, gli sforzi, gli investimenti fatti in questi anni nell'ambito della salvaguardia ambientale anche in una zona fortemente antropizzata come quella della costa sta portando dei risultati. Ma non meno importanti poi sono gli investimenti, le risorse che, tra l'altro, grazie proprio all'intervento della Lega al governo abbiamo recentemente avuto per le nostre zone interne, in particolare per le montagne, dovranno consentire appunto di eh, fornire queste zone anche di quei servizi, di quelle infrastrutture necessarie a, a contenere. E magari invertire la tendenza dello spopolamento perché eh, siamo consapevoli che una regione che ambisce al benessere non può pensare di eh, programmarlo e realizzarlo soltanto in una parte del suo territorio, ma deve spalmarlo evidentemente su tutto il territorio. Tra l'altro, quello del tema del raccordo costa interno è un tema che molto spesso è stato centrale nelle campagne elettorali del, dell'Abruzzo, ma come sostengo io molto spesso sono rimasti poi slogan elettorali o uh, circoscritti nei programmi elettorali, ma che hanno trovato grande difficoltà nell'essere attuati. Credo che una legge di questo tipo, soprattutto questo tipo di obiettivi, potrebbero rendere invece concreta la realizzazione di quel raccordo territoriale che penso sia una delle chiavi di volta per garantire alla nostra Regione una stagione di progresso, di benessere e di prosperità.